Il mio oggetto è stato ritrovato dopo ricerche di una settimana, circa 2 ore fa, quindi non è stato molto facile preparare. L'oggetto risale a quasi 30 anni fa, l'inizio, ed è una cartelletta che contiene dei disegni, perché a me è sempre piaciuto disegnare. Ho cominciato a disegnare all'asilo. E disegnavo sempre le fattine e le principesse, nei miei disegni c'era sempre il classico prato, eccetera, ma c'erano sempre delle figure umane, c'erano sempre delle donne ed erano sempre o principesse o fate, o comunque figure umane e femminili. E questa cosa forse viene da mia mamma che ha frequentato da giovane dei corsi di stilismo. E quindi ad un certo punto quando ho cominciato a crescere, dopo aver trafficato tanto, ho cominciato a fare dei disegni ed erano dei disegni che rappresentavano degli abiti. E ne mostro solo alcuni, alcuni sono proprio primordiali, molto brutti, altri sono un pochino più carini, in alcuni mi riconosco ancora molto come gusto. Come tratto, in altri per niente. È proprio vero che anche la mano cambia e i gusti cambiano. Ho deciso di, adesso ve li mostro, ma ho deciso di in particolare di sceglierne qualcuno e di scegliere questo oggetto perché qualcosa ha a che fare con il museo e con quello che porto. E il primo disegno che vi mostro è questo. Già si riconosce che avevo una passione per la cultura orientale, ma in generale per tutto quello che mi richiamava l'Oriente. Abbiamo trafficato anche per cercare un'altra copia di questo disegno, colorata, che però si è imboscata mio marito e non si trova Sì, più. chiaro. C'è mai da qualche parte. Aveva questa sorta di kimono, non era un disegno in bianco e nero, era un disegno ad acquarello con la fantasia appunto dell'abito. Questo è un abito simile, sempre il discorso del kimono, però era colorato di rosa, è proprio una rivisitazione perché ha i guanti neri, quindi un abito da portare la sera. Poi ho avuto una fase anche, credo, in procinto del matrimonio sugli abiti da sposa. C'è qualcosa anche qui. E mi piace notare che anche laddove nell'abito non c'è nulla di orientale, il tratto della figura femminile ha sempre l'occhio un po' strizzato. E a me è proprio colpito, ve ne faccio vedere un altro. Anche qui l'occhio è sempre orientale. E quindi ce ne sono altre, ho avuto anche una brevissima fase di tentativo maschile perché ho detto, Donna, se devi fare la stilista devi anche provare a disegnare qualcosa di diverso. E poi ho avuto anche una fase operistica perché mio marito è un appassionato di musica e mi ha trasmesso. E naturalmente ho provato, questo è un bianco e nero, da Turandot, che chiaramente è Cina. E Madama Butterfly, non so se si vede in Giappone. Quindi c'è proprio questo richiamo. E scelgo di abbinare la mia cartelletta dei disegni a questa giacca femminile da una parte e a quella statua. La giacca mi piace molto perché da una parte c'è il lavoro creativo. Che era un po' quello che facevo io in questa fase. E poi però c'è il lavoro pratico della realizzazione della giacca e il ricamo. A me piace molto ricamare, ho fatto un po' di scuola di tombolo e quindi mi rendo conto del tempo che ci vuole per realizzare un lavoro di questo tipo e i fili sono proprio uno a uno, come dire, fatti passare attraverso la stoffa, c'è tempo, c'è sacrificio per realizzare un lavoro di questo genere. E c'è anche però la bellezza di scegliere di abbinare i colori,
e di realizzare una cosa così preziosa, perché dietro agli abiti comunque c'è anche un significato, la personalità che si esprime. E l'altro oggetto invece è la figura femminile, perché è, come dire, un po' l'ideale, no? Della bellezza femminile che cercavo di rappresentare io, questo volto comunque con dei tratti orientali, anche questa armonia, semplicità, malgrado la ricchezza delle decorazioni. E quindi questi sono i due oggetti che ho scelto e un po' la mia storia, che è terminata con la visita di una scuola di moda famosissima di Milano e che poi mi ha portato invece a studiare lingue, che comunque ha molto a che fare con il fatto di apprezzare delle culture diverse dalla mia e di voler incontrare gli altri. Finito.